sposta l'attenzione sul ritardo nella riconferma di Vincenzo De Luca nel centro-sinistra, più che sulla mancata ufficialità da parte dei suoi possibili alleati di centrodestra alla sua candidatura. Stefano Caldoro bolla come consuete pratiche le riflessioni ancora in corso da parte dei livelli nazionali sul suo nome. Ieri è tornato ad una settimana di distanza nella città del suo diretto competitor al momento alla presidenza della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L'occasione è stata fornita dalla partecipazione ad un convegno di Fare Ambiente sull'ambientalismo del sì, ma trattenendosi con i giornalisti, Caldoro non si è risparmiato alle domande sulla sua candidatura ed ha espresso critiche rispetto ai ritardi con i quali il PD stenta a riconfermare quella di Vincenzo De Luca. Ringraziare Berlusconi come per la proposta, per la fiducia, per la stima, ma anche Salvini e la Meloni per le parole che hanno sempre usato nei miei confronti della mia amministrazione regionale. Quindi devo dire, da questo punto di vista costruiremo al meglio le soluzioni, quindi oggi siamo preoccupati di capire quali sono le proposte programmatiche. Poi chiaramente, sai, noi viviamo come tutte le coalizioni un momento di discussione interna, ci sono tante regioni, ci sono una tornata elettorale che avrà più regioni impegnate. Manca quindi per rendere il candidato Caldoro ufficiale? L'accordo nazionale dove aver sentito le realtà territoriali. Non mi preoccupo di questo, le decisioni spettano a chi abbiamo detto e le faranno nell'interesse comune della coalizione. Posso dire che chiaramente dalla parte nostra c'è un dibattito che è naturale che ci sia in una coalizione tra più partiti, tra più movimenti politici. Devo dire, il vero vulnus democratico che esiste in questa regione, che è un vero problema democratico, è che c'è un presidente uscente. Io, come sapete, sono capo dell'opposizione. Qui c'è un presidente uscente che non so se lo ricandida, non sa lui se lo ricandida, non sa il suo partito, i suoi elettori se lo ricandida. Si vergognano? Ma meglio De Luca o qualcun altro? A me non mi interessa proprio cosa. Quello che succede nel campo avverso, io mi preoccupo di un tema istituzionale, non l'attuale presidente capo di un movimento politico. Attualmente è il presidente della regione. Il presidente della regione non è un capo di un partito. I cittadini della regione possono sapere se quella coalizione che lo ha votato allora presidente se ne vergogna. Come commenta l'inchiesta sui rifiuti che coinvolge il vice governatore? No, io sono, come sapete, garantista. E non posso che utilizzare che un rapporto di stima e personale nei confronti dei coinvolti, molti dei coinvolti che sono sia la parte regionale che la parte comunale, quindi conosco molti di loro, però li